Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Oggi si va a parlare di note cromatiche, note di approccio cromatico, cromatismi, chiamati in vari modi. Sono quelle note che non necessariamente fanno parte dell'accordo in questione, ma che servono per, diciamo, raggiungere la fondamentale o qualsiasi altra nota dell'accordo successivo. Con una nota cromatica, ovvero un semitono sopra o un semitono sotto alla nota d'arrivo. Facciamo un esempio semplicissimo: due accordi, Do minore, Fa maggiore. Sto suonando Do, Mi bemolle, Sol, quindi tonica, terza, quinta. Per arrivare in questo caso vado sulla tonica dell'accordo successivo, del Fa, posso utilizzare questo elemento cromatico che, sentite, non fa parte ovviamente dell'accordo di Do minore, perché suono in Sol bemolle, la quinta bemolle, che è il semitono sopra al Fa, quindi alla nota di addio all'accordo successivo. Oppure potrei anche, suonando tonica, seconda, terza minore, oppure tonica, quinta, terza minore, terza maggiore addirittura, su un accordo minore, ma funziona perché è una nota appunto cromatica, un cromatismo che mi porta ancora al Fa. Questa opzione si può utilizzare ovviamente quando vogliamo, ma non necessariamente, diciamo, come destinazione sulla tonica dell'accordo successivo. Io, ad esempio, potrei utilizzare questo trucchetto, chiamiamolo così, per andare, per esempio, sulla terza del Fa, quindi sulla terza del secondo accordo. Quindi potrei suonare questa linea: Do, Mi bemolle, Sol, Sol diesis. Arrivo alla terza di Fa. Andiamo a sentire con una base. Ho scelto un standard famosissimo, Autumn Leaves, 150 bpm, e andiamo a inserire qualche elemento. Per ora restiamo ovviamente sul working cordale, quindi cercherò di non suonare le note della scala di riferimento, ma solo tonica, terza, quinta e settima, con l'aggiunta dei cromatismi. Già come il working prende una forma un po' più lineare, quindi scorrevole, grazie appunto a questo inserimento dei cromatismi. Altrimenti le note di approccio possono anche non essere cromatiche. Ad esempio, posso andare su, restiamo un attimo, Do minore e Fa maggiore. Posso andare sulla tonica, o come dicevo prima, su qualsiasi altra nota del secondo accordo, arrivandoci ad esempio dalla quinta dell'accordo, oppure dalla terza. Andiamo a vedere. Do, faccio la stessa cosa di prima, Mi bemolle, quindi tonica, terza minore, quinta.
suonato un La, perché il La è la terza maggiore dell'accordo successivo. Oppure dalla settima dell'accordo successivo, quindi Mi, in questo caso facciamo Fa Major 7, Mi, quindi, che è uguale alla nota di approccio cromatico in questo caso, oppure la quinta, Do, Fa, in questo caso risuona praticamente l'ottava. Quindi questa è un'altra opzione che avete, oppure l'approccio cromatico ma con due note cromatiche, ovvero ad esempio se voglio andare su Fa posso suonare Do, Re, Do, Re, Fa, oppure Do, Mi bemolle, semitono sotto, semitono sopra e nota di arrivo. Questa è un'altra opzione che vedrete meglio scritta. Riandiamo un attimo con la base, inseriamo anche questi elementi e sentiamo che se il nostro working comincia a prendere ancora più forma, oltre agli elementi ultimi visti, quindi variazioni ritmiche, eccetera. Anche per oggi gli elementi sono tanti, lavorateci con molta calma, quindi ogni argomento che abbiamo preso dedicateci più tempo possibile, divertitevi, perché lo studio è anche divertimento, come il divertimento è anche lo studio. Cambiate ovviamente gli standard, questo è primo che oggi non so mettere, ma anche uno dei più suonati in assoluto, e poi continueremo con il walking scalare, quindi ci vediamo al prossimo video.